Ciao a tutti, oggi siamo in Piemonte, in provincia di Biella. Sono con il piccolo Leone nello zaino e mia mamma. Ciao. Siamo all'Oasi Zegna e oggi faremo un giro ad anello da Bocchetto di Sessera all'Alpe Artignaga. Buona visione. Va. Noi abbiamo lasciato l'auto nel posteggio gratuito a Bocchetto Sessera, da qui c'è una vista favolosa verso Biella e la pianura. Affascinato dalla bellezza della natura e guidato da un profondo desiderio di ritorno alla comunità e al territorio di origine, negli anni 30 l'imprenditore Ermenegildo Zegna realizzò un ampio progetto di valorizzazione del paesaggio attorno al lanificio, fondato nel 1910, creando la strada 232 e successivamente l'Oasi Zegna, grazie a un attento lavoro di riforestazione. Noi prendiamo subito il sentiero che sale a sinistra, è indicato sentiero dell'Artignaga, 2 ore 50 metri di dislivello. È un territorio d'accesso libero che si estende su 100 km quadrati e si sviluppa su 1420 ettari di bosco e in 170 ettari di pascoli, rappresentando il luogo perfetto per entrare in contatto con la natura nel pieno rispetto degli ecosistemi locali. Nel 2014 l'Oasi Zegna ha ottenuto il patrocinio del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Si prosegue su strada sterrata, si sale proprio dolcemente, in mezzo a faggi, bello ombreggiato, e ogni tanto ci sono degli scorci favolosi. Arriva. Arriva la nonna. Ci sono dei lamponi piccoli piccoli ma super saporiti. Giù all'Alpe Artignaga. E dopo circa mezz'ora di cammino e un paio di chilometri siamo arrivati all'Alpe Montuccia. Qua la vista è favolosa, si vede sia verso Bocchetto Sessera sia l'Alpe Artignaga. L'Oasi Zegna ero stata solo qualche anno fa, a inizio marzo 2020, è stata l'ultima escursione prima del lockdown, poi io sono della Lombardia quindi per un po' avevo salutato il Piemonte, ero stata con Lucia proprio qua, c'era la neve e eravamo arrivate fino a un alpeggio sopra Artignaga, è stato proprio bello. E dopo circa 4 km e mezzo e un'ora e un quarto di camminata tranquilla, siamo arrivati all'Alpe Artignaga. Adesso facciamo picnic.
E adesso meritata pausa pranzo con vista, nonna è già in posizione relax. Per il Leo formaggio, riso col pesce e acqua. E per i grandi pizza e focaccia. Alle mie spalle si vede l'Alpe Montuccia, dove c'era la vendita di formaggi e dove ci si può fermare a mangiare, e un bocchetto di Sessera. E dopo pausa pranzo siamo pronti a ripartire. Mamma, buon ritorno. Carica? Carica. Altro giro che mi piacerebbe fare è partire sempre da Bocchetto Sessera, fare tutta la cresta, il giro del Bonom o Bonom, non so come si pronunci, scusate, arrivare a Artignaga e poi tornare dalla strada sterrata bassa. Abbiamo attraversato il prato fino a questi cartelli, indicano Bocchetto Sessera sterrato basso un'ora. Se si prosegue invece dritto si scende verso la casa del pescatore, che danno 20 minuti. Dopodiché c'è un tratto nel bosco, poi si arriva a una strada sterrata e bisogna fare circa 3 km per tornare a Bocchetto Sessera. Noi invece rimaniamo sullo sterrato basso e ripassiamo appena sotto l'Alpe Montuccia e facciamo il Bosco del Sorriso, che tra poco vi faremo vedere di che cosa si tratta. Praticamente stiamo facendo la strada parallela a quella dell'andata, soltanto che è più bassa. Dopo un paio di chilometri siamo arrivati a questo bivio, c'è una strada sterrata che prosegue dritta e una che sale sulla destra. Noi saliamo perché è indicato Bosco del Sorriso. No, siamo tornati sul sentiero basso perché su ci faceva risalire all'Alpe Montuccia, però è la parte di anello, diciamo, che abbiamo fatto all'andata, quindi noi volevamo vedere l'altra parte, quindi... Siamo sotto e di fronte a noi c'è l'eremo di Maria. Ed eccoci a uno dei cartelli del Bosco del Sorriso. Spiega quest'albero, che è una betulla pendula, e la vista che si vede. Il Bosco del Sorriso è stato ideato per ritrovare, camminando tra gli alberi, la serenità e l'armonia interiore avvolti dai profumi e dai suoni della natura. Recenti studi hanno permesso di scoprire che l'uomo e le piante emettono campi elettromagnetici. Quelli emessi dagli alberi, in certe condizioni, possono influire sullo stato energetico di ogni organo del corpo umano. Lungo il percorso sono indicati luoghi dove sostare per assimilare i benefici effetti delle piante, e ai bambini sono state dedicate tre suggestive aree di sosta con grandi libri in legno sui quali poter leggere le favole del bosco, ispirate tra alberi più diffusi lungo il percorso. Il tragitto d'anello, che parte da Bocchetto Sessera e si estende per 4,8 km, è facile per tutti. Può essere percorso a piedi nelle stagioni verdi o con gli sci da fondo durante l'inverno. Scendendo sulla destra di pochi metri si trova questo libro di legno su cui c'è scritto una storia che ha un faggio come protagonista. Dalla strada si vede così, quindi occhi aperti. C'è comunque il sentiero che scende. Altro libro, questa volta parla dell'abete. Thank you.
abbiamo fatto il contrario, però qua all'inizio c'è un pannello esplicativo che dice ascolta, osserva e sosta, e spiega bene di che cosa si tratta il Bosco del Sorriso. E ci siamo ricollegate alla strada di questa mattina. Questa mattina abbiamo preso quella alta verso l'Alpe Montuccia. Adesso siamo arrivati da qui. Praticamente mancano gli ultimi metri e siamo tornati a Bocchetto Sessera. Se fossimo scesi alla casa del pescatore saremmo arrivati da questa strada ancora più in basso. Le ultime energie della nonna. E dopo circa 9 km siamo tornati a Bocchetto Sessera, sani e salvi. Confermi. Speriamo che il giro vi sia piaciuto e alla prossima avventura. Ciao! Ciao, ciao.